Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi. 23 maggio, vi ricordo che questa sera abbiamo Matrix. Dovrebbe andare un po' prima in onda questa sera, speriamo alle 23:30. Qual è il tema della giornata? Beh, il curriculum del Presidente del Consiglio Conte. E perché nel curriculum ci sarebbero alcune cose che sono perlomeno inesatte riguardo al suo perfezionamento degli studi a New York University. In realtà, secondo quello che c'è scritto su tutti i giornali, più che perfezionarsi, lì è andato in biblioteca della New York University a studiare. Il che sì, può essere una vaga forma di perfezionamento, ma non ci prendiamo per i fondelli. È evidente che chi ha scritto questa cosa nel curriculum di 18 pagine, patetico curriculum di 18 pagine, sperava sicuramente di dare un'idea, un vaga sentore di essere stata alla New York University, dove in realtà non ci ha messo piede. Ciao Paolo, detto questo i giornali oggi si accaniscono con Conte, il falso Conte, il titolo del giornale, il fatto, ora può saltare tutto, Conte e Savona, e poi ne parleremo, Repubblica, il governo torna in alto mare, il Messaggero, Savona, ma cioè, se la prendono tutti quanti su questo doppio binario, quello di Savona e quello di Conte. Fatemi fare due considerazioni, intanto la prima, quella più intelligente di tutti oggi secondo me è di Sergio Rizzo su Repubblica, il quale dice una cosa molto semplice, dice: ragazzi, ma voi vi rendete conto, sì, curriculum, non curriculum, quello che volete voi, ma questo Conte, espresso da Lega e da Movimento 5 Stelle, è l'uomo che in questo suo curriculum più o meno tarocco è l'uomo più establishment che noi si possa immaginare. Ha lavorato in imprese, in grandi studi di avvocati, ha fatto il magistrato, le piccole lobby, conosce le persone giuste. Cioè, dice Rizzo, ma come, gli uomini anti-establishment hanno trovato il più grande uomo dell'establishment, proprio la figura dell'establishment in sé. Tra l'altro anche un po' sfigata, se si deve mettere, aggiungo io, a inventare i suoi curriculum. Il Libero fa un excursus di tutti quelli che sui curriculum hanno scherzato, e devo dire che soltanto una cosa mi preme di notare: come quelli del Fatto, che hanno sempre giustamente preso in giro la Fedeli perché aveva la finta laurea. Vi ricordate la Fedeli, ministro dell'istruzione, che aveva detto che era tipo laureata, in realtà non era neanche diplomata? Vi ricordate quello che fece la Giannino? Vi ricordate quello che hanno fatto alla Madia per il suo dottorato che non aveva svolto? Insomma, il Fatto mi sembra il giornale più delicato nei confronti di Conte. Come si suol dire, insomma, ognuno ha i suoi parrocchiani, anche Conte ha i suoi. Detto questo, è tutto in alto mare, ritorna l'idea che possa ritornare Di Maio, Salvini ha detto che non lo vuole assolutamente, oggi c'è gran casino perché stamattina Carelli ha detto che potrebbe saltare Conti, è un deputato importante del Movimento 5 Stelle, mentre invece Toninelli, che è il capogruppo, ha detto non esiste sulla faccia, continuiamo con Conte. I tempi si allungano, soprattutto tutti i giornali dicono per la casella del Ministero dell'Economia, cioè quella di Savona, il quale è un euroscettico, una bravissima persona, un grande economista secondo me, con grandissime, ottime idee, con il piccolo problema che forse il retroscena più giusto è quello oggi del Messaggero, cioè che Mattarella lo accetterebbe pure, ma con due dioscuri, due sentinelle, come direbbero quelli che invece sono del Movimento 5 Stelle e della Lega, e cioè Massolo e Moavero. Massolo al Ministero degli Esteri e Moavero ai rapporti comunitari, cioè due pilastri dell'Europa dentro i quali verrebbe buried il popolo. Ovvero Paolo Savona al Ministero dell'Economia. TAV, stupendo oggi, invece di leggere gli utili idioti del Fatto, dell'IBL sul Fatto, oggi sarebbe stato più utile leggere che cosa è successo, cioè i sindaci delle valli francesi sono tutte a favore della TAV, ma non solo sono tutte a favore della TAV, oggi è successa una cosa gravissima, e cioè 70 km di coda per i tir che vanno dall'Italia alla Germania e devono transitare per l'Austria. Sapete perché? Perché gli austriaci non vogliono quel genere di inquinamento, dicono è un gran casino, non vogliamo farli passare. 70 chilometri di code. Adesso ovviamente questa è una dorsale e non è quella orizzontale di cui si parla con la Torino-Lione, ma dà il senso del fatto che o andiamo verso queste reti di alta velocità e di alta capacità ferroviaria, oppure siamo fregati. Chiaro? È talmente semplice da capire che probabilmente soltanto qualcuno col chip nel cervello non l'ha capita. All'Italia si indaga con bancarotta perché secondo le relazioni degli attuali commissari Etihad ne avrebbe combinate di tutti i colori, cioè il passato azionista, e ce n'era da vederlo perché con tre commissari non si è mai visto un'azienda che vada meglio rispetto a un azionista privato che peraltro conosce il mercato aereo come Etihad.
Etihad, quindi io ho come questa impressione che Etihad di Alitalia ne abbia fatto carne di porco. Zuckerberg sceglie da chi farsi sentire in Europa, non va dalla Commissione, va dal Parlamento Europeo. Molto interessante mi sembra il pezzo del Foglio, format, prima tutte le domande gli hanno fatto e poi le risposte a cui sceglieva lui a quale rispondere, a quale non rispondere, insomma li ha presi per i fondelli. Direi che l'ultima notizia di oggi, così vado un po' di fretta, riguarda l'intervista a Minoli oggi, che si candida al consiglio d'amministrazione della RAI, dice anche delle cose giuste. La vera cosa di Minoli è: ogni tanto Minoli, spostati dal tuo ego, perché non è possibile che il mondo senza Minoli sarebbe più brutto. Ne ha sbagliate, non ne ha sbagliate neanche una, è quello che si è inventato tutto, è quello che spiega a tutti come funziona il mondo. Ha delle grandissime capacità sicuramente, però è trasuda questo egocentrismo che è straordinario. Leggere Minoli quindi, anche per le cose molto corrette che dice, ma soprattutto per il tipo umano che avrebbe descritto molto bene uno come Roth, oggi morto, e uno dei, forse a me insomma solo bello, uno dei gli americani che mi sono più piaciuti e che continuo a leggere con un gusto incredibile, e che forse è non più il vivente, ma è lo scrittore che più dimostra la follia di un premio Nobel che a lui non è stato mai assegnato. Con questo prendiamoci un po' di tempo per rileggersi, non so, qualcosina del lamento di Pernod, o se no della mitica pastorale americana, invece di stare qua a pensare Conte sì, Conte no, e a doverci obbligare a leggere 18 pagine di curriculum, anche il singolo convegno ad Avezzano o ad Andria o a Jesolo, fatto dall'illustre giurista. Ciao!